però per un'iniziativa culturale di spettacolo è comunque un grande sforzo, perché già si fa una gran fatica per vedere solo l'aspetto culturale dello spettacolo, e quindi speriamo che altre persone vorranno anche sostenerci. Carmine e Cassandra sono tre nomi che sono diventati un po' dei simboli, quindi c'è tanto da dire, tantissimo, c'è più che altro da vedere. Quando fanno uno spettacolo, la cosa bella è vederli, più che parlarne in realtà. Però se ci pensate, Carmine, soltanto dici il nome, immagini qualcosa di potente, di passionale, cioè una persona libera, una persona selvaggia. Se dici Medea, immediatamente immagini l'estremo atto della sofferenza assurda dell'amore che porta a compiere anche dei gesti fuori della realtà. Se pensi Cassandra, pensi alla visionaria. In realtà Cassandra non è una visionaria, Cassandra è una persona che ha una sensibilità superiore a quella degli altri. Ci sono tante di noi che sono Cassandra, oggi ancora e sempre lo sono state, e molto spesso è un tipo di percezione molto legata al mondo femminile, quello di avere la sensazione prima di altri di quello che sta succedendo, rendersi conto di quello che accade intorno a noi. E questo è uno spettacolo molto potente da tutti i punti di vista, potente nella parola, come diceva Michela, per quanto riguarda la drammaturgia, le parole scritte da Paolo Pallai, che sono taglienti, a volte ironiche, a volte profonde, che ti lasciano proprio una roba addosso molto forte. Per la danza, che è molto dinamica, non è affatto una danza di quella che una si immagina legata al mondo della prosa, e soprattutto perché è un tipo di linguaggio molto nuovo, molto diverso. Cioè, noi faremo uno spettacolo dove si parlano due lingue, è come se noi parlassimo in italiano, cioè tutto, diciamo spending review, tutti sanno che cosa vuol dire spending review oggi tantissimo, però è una parola inglese. Quindi quello che io ho verificato è che oggi il mondo dell'immagine è il mondo che arriva prima in assoluto, il mondo che tutti comprendono, è un linguaggio che tutti comprendono. Il mondo della parola è quello che noi utilizziamo, il linguaggio della parola. Abbiamo unito questi due linguaggi senza fare in modo che nessuno sia di contorno all'altro. La prosa non sarà mai di servizio alla danza, la danza non sarà mai di servizio alla prosa, e noi racconteremo una storia utilizzando costantemente parola e immagine del corpo nel movimento. Questa è una cosa molto affascinante secondo me, ed è una cosa che è costata tantissimo lavoro. Per questo motivo abbiamo fatto una somma di persone di grande qualità. Cioè, ci siamo resi conto che se tu metti insieme tanti artisti di grandissimo livello, non puoi che moltiplicare il risultato proprio stesso di quello che tu fai. Io penso che quando voi avete la possibilità, io immagino, mi auguro che voi avete la possibilità di venire qui adesso ad Ostia il giorno 25 luglio, dove ci sarà la prima nazionale, avete la possibilità di rendervi conto di quanto questi tre personaggi femminili sono diventati in realtà dei propri simboli di quello che significa essere colpevole d'amore. Colpevole d'amore è qualcosa che in qualche modo si riallaccia al vostro progetto di intervista, ecco perché tutto questo diventa un lavoro molto bello da fare insieme, perché molto spesso la colpevolezza di tante donne è semplicemente quello di aver amato e di aver amato troppo tanto. Io vorrei adesso che raccontassero le nostre due interpreti attraverso la loro esperienza quello che sento nello spettacolo.